Laggiù, nascosta dietro a quegli alberi, ecco la centrale nucleare di Caorso. Ad un passo dal cimitero, ironia della sorte, quel grande cilindro conteneva il più potente reattore attivato in Italia. L'impianto fu avviato per la prima volta il 31 gennaio del 1977, dopo 7 anni di lavoro da parte dell'Ansaldo. Dall'81 iniziò la piena operatività con la produzione di energia. Oggi, se le cose andranno nella direzione voluta a tutti i costi dal governo Berlusconi, quest'area potrebbe tornare ad ospitare nel giro di poco una nuova centrale, già entro il 2013. Qui dunque sorgerebbe con ogni probabilità la prima centrale della nuova era nucleare italiana. I costi esorbitanti dello smantellamento, pari ad almeno 450 milioni di euro, verrebbero infatti di gran lunga compensati se si iniziasse a costruire di nuovo un reattore. Per le strutture di collegamento, come i tralicci, basterebbe dare una sistemata. Per il cuore nucleare dell'impianto bisognerebbe fare tutto da zero, ma con il vantaggio di avere già una struttura predisposta. Significherebbe tornare indietro di 25 anni, a quell'86 in cui la centrale fu fermata per ricaricare il combustibile. Anche in questo caso, dopo il referendum del 1987, è iniziato il cosiddetto decommissioning, ossia la complessa operazione di smantellamento della centrale, ma l'impianto rimane qui e continua a preoccupare la gente della zona. A spezzare la sublime bellezza di quest'angolo remoto della provincia di Piacenza, una zona golenale a sud del Po, i cartelli qua e là che enunciano ad esempio il divieto di pascolo. Il perimetro dell'impianto è controllato da uomini armati. Via Enrico Fermi può essere percorsa solo se autorizzati. La paura di un disastro gli abitanti l'hanno vissuta sulla loro pelle nel 78, quando si verificò una grossa fuga dalle turbine della centrale. Nell'aria furono rilasciate sostanze pericolose. L'incubo è di fatto durato fino al giugno del 2010, quando è avvenuto l'ultimo viaggio delle scorie radioattive verso la Francia. I camion speciali hanno portato via le ultime barre di uranio, caricate poi alla stazione ferroviaria di Caorso su un treno verso la Normandia. Le pericolosissime barre di combustibile sono passate a qualche metro dalle case. Il rischio di qualche grosso guaio è già alto nella centrale, figuriamoci quando vengono spostate. Segno di quanto sia difficile e infernale tornare indietro dal nucleare, al punto che ancora oggi converrebbe interrompere lo smantellamento e riaprire la centrale, che rimane sempre lì a svettare sovrana su quest'angolo di pianura, tenuta in vita come con un respiratore artificiale in attesa di decisioni. Difficile però pensare che il progetto di una nuova centrale nucleare qui sarà accolto nel migliore dei modi. Per capirlo basta guardare il cartello. Qualcuno, oltre alla scritta Caorso, ha aggiunto, speriamo che si sbagli, Fukushima. Da Caorso, in provincia di Piacenza, Stefano De Nicolo, Eureporter News.